Siamo in Ecuador, dove la cooperazione si fa e si fa bene. Arrivano, anzi arrivavano molti soldi dall'Italia. Il più grande progetto di cooperazione, probabilmente della storia di questo paese con l'Italia, è quello delle BCC attraverso Federcasse, 100 milioni in 20 anni. Con Beppi Tonello, presidente di Codesarrollo, non so se ho pronunciato giusto, spieghiamo perché sono soldi investiti e non regali. Perché noi diciamo alla gente che se potete produrre, se avete i mezzi di produzione, dovete restituire, perché ci sono persone più povere di voi che aspetteranno il loro turno per avere il servizio finanziario. E la gente restituisce perché producono di più, producono meglio e hanno aiuti addizionali per la commercializzazione dei loro prodotti. Quindi con questa attività di cooperazione si produce sviluppo. Eppure non tutto va come dovrebbe andare, perché a margine di cose che funzionano come questo patto con le BCC c'è la cooperazione decentrata con i comuni, i consorzi italiani che langue. Una volta si raccoglieva attraverso il FEP, il Fondo Popolorum Progressio, 8 milioni circa attraverso questo canale. Adesso il canale si è un po' inaridito. Perché? Perché facciamo fatica a comunicare. C'è stata la pandemia che ha tolto molte risorse, molto tempo anche alla cooperazione internazionale, però sostanzialmente non si capisce la differenza della povertà. La povertà in Ecuador vuol dire che la vita a rischio, la qualità della vita non è solo alcune cose, non è solo avere una cosa in più, una cosa in meno. Qui si muore per la povertà, no? Se questo si capisce, certamente ci sarebbe più solidarietà. La legge italiana prevede che i comuni possano iscrivere a bilancio una quota minima, mi pare 0,8, per la cooperazione decentrata. Eppure alcuni si sono tirati indietro recentemente. Cosa succede? Abbiamo esempi bellissimi dalla provincia di Bolzano, dalla regione Trentino, abbiamo esempi dalla Valle d'Aosta, da alcuni comuni piemontesi, da alcuni comuni friulani e veneti. Però questo potrebbe essere applicato a tutti i comuni, a tutte le province, a tutte le regioni italiane. Io non so se è un problema di comunicazione o se è un problema che gli amministratori italiani fanno fatica a spiegare questo ai loro cittadini e quindi preferiscono evitare il tema della cooperazione decentrata. No? Si confonde la cooperazione con l'aiuto a pioggia, con l'elemosina. Questo invece significa aiutarli a casa loro, o no? Noi siamo stati, come FEP, il primo fondo di credito in America Latina. Credito vuol dire che io ho fiducia in te, ti credo che sei capace. Ti do dei soldi e tu li restituirai poi perché altri possono avere un beneficio. Questo è il concetto del credito. I poveri restituiscono i soldi. Noi abbiamo sempre restituito puntualmente tutto quello che abbiamo ricevuto, sia dal credito cooperativo italiano, le BCC, Federcasse, sia da altri enti che hanno accettato questa sfida di aiutare non con la beneficenza ma con progetti logici.